La sintesi della 32esima giornata inizia dalla sconfitta del Montevarchi in quel di Civita Castellana. Tutto facile per il Flaminia che nella ripresa passa subito con Menichini e successivamente con Stefani. La terza rete è firmata ancora dal dischetto, dal solito Menichini. Prezioso successo dello Scandicci in quel di Ponte San Giovanni. A decidere la partita è stato Fabbri nel finale di incontro. Nulla di fatto ad Arezzo tra Amaranto e Monte Regioni, appuntamento rinviato con la salvezza per la squadra di Coppola. Il Castel Rigone piega la Fortis Juventus al termine di una partita combattuta, tutto facile per i ragazzi di Nofri che passano nel primo tempo grazie ad una doppietta di Tranchitella. Poi nella ripresa, nel finale, Guastalvino firma il tris, ma la Fortis si ridesta e va in gol prima con Giannone e poi allo scadere con questo rigore trasformato da Cipolla. Botta e risposta Todi tra i Tuderti e il Sansepolcro, vantaggio iniziale di Tarpani, replica immediata di Essoussi su calcio di rigore. Tutto facile per il Perugia che va a fare festa a Spoleto con la Voluntas, apre le danze Cacioli. Poi nella ripresa Luchini segna al 24esimo il tris di Radi e alla mezz'ora Frediani su calcio di rigore legittima il poker. Nel finale Di Giuseppe mitiga la delusione dei padroni di casa. Tutto facile anche per la Pianese che rifila quattro reti al mai capitato De Ruta. Apre alla mezz'ora Porricelli, poi in apertura di ripresa il peruviano Cubillos firma il raddoppio. Giomarelli si scatena e segna il tris al 55esimo e dopo la mezz'ora del giusto legittima la quaterna della formazione di Sassarini. E in conclusione la vittoria del Gruppo Castello d'Orvieto grazie ad una bella doppietta firmata da Riccardo Valori con un gol per tempo. Nel finale Famiano segna, ma il risultato non verrà sovvertito.